Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Dead Island 2. A parte gli scherzi, benvenuti in questa puntata dopo tanto tempo e finalmente con l'uscita di un nuovo DLC. E dall'ultimo episodio a questo ci sono stati vari Twitch drop, comunque regali che il gioco ha fatto ai giocatori e che quindi noi possiamo ricevere dal nostro Dagi o dal nostro amico, com'è che si chiamava quello a casa della villa? Madonna mia, da tantissimo che non lo tocco. Comunque, piccola novità, stiamo giocando su PS5, però non mi ricordavo che fosse così lento il passaggio a destra e a sinistra. Devo cambiare un po' di impostazioni, eh? Molto meglio, dai. Che cos'hai di nuovo per me? Ah, tutte le robe che costano zero. Allora, finalmente hanno implementato le skin per i vari personaggi, cosa che c'era fin dall'inizio ma che effettivamente non serviva a nulla. Ma, come vedete, ci sono un sacco di oggetti nuovi, appunto, dai vari Twitch drop che vi ho detto prima, che a quanto pare sembrano molto buone alcune, soprattutto le due spade, mi piacciono un sacco. Questo per esempio era nel cosplay di, appunto, di Jacob. Questo dovrebbe essere quello di Amy, se non ricordo male. E questo di Carla. Mi chiedo se ci siano stati altri cambiamenti nel gioco. Comunque, dammi tutto. Anzi, prima di, ho 3 slot liberi e tutto il resto è già occupato. Tra l'altro, quest'arma, la morte di Red, Dio mio, te la devi anche pagare quest'arma come DLC e te la mettono blu. Vabbè, vabbè, contenti loro. Allora, facciamo un attimo un po' di spazio. Una pistola mitragliatrice, diciamo, unica non ci farebbe schifo. Una cosa bella è che puoi riacquistare le armi uniche nel caso to. Vuoi di nuovo questa pistola ma la vuoi cambiare da fuoco a elettrico? Te lo permette almeno. Compriamoci tutto quello che costa zero. Tra l'altro credo di avere un problema, ovvero mi sa che non ho più materiali. È passato un po' di tempo ma credo di aver finito forse tutte le cose utili. Abbiamo tutto nell'inventario, usciamo fuori, vediamole. Sarà passato un po' di tempo, onesto, ma non mi ricordavo fosse così lento. Ok, questi sono i nostri 3 pugni. Non mi fanno impazzire come estetica, ma sono comunque belli. E ovviamente ognuno c'ha un tratto unico. La prima delle katane. Che lancio. Bella, mi piace. Anche solo d'estetica è molto pulita e semplice. L'altra mi sembra molto uguale, ma solo più corta. Ed è a una mano, e quindi è considerata un coltello. Questo chiaramente è pesante. Molto lento, però spaccherà la faccia. Il bastone che non ne abbiamo usati tantissimi, però se almeno questo c'ha una roba unica lo usiamo. Gli artigli che a me piacciono un sacco in questo gioco, mi sembrano un po' lenti. Ed infine il tonfa. Niente di eccezionale, sarò sincero. Voglio solo provare, esatto, un'arma su qualcosa. Sbaglio o li hanno fatti più duri i nemici? Il che non è un problema, anzi, certi nemici veramente li facevi fuori con un colpo. Beh, beh, le animazioni sono sempre belle, dai. Porca miseria. Bastone. Sempre non molto efficace. Ed infine, gli artigli. Beh, gli artigli sono sempre belli, eh. Ok, ho fatto un recheck di tutte le mie abilità e ora, bene o male, ho ricapito come eravamo messi. Facciamo giustamente un check anche a casa di Emma. Quindi è qua che inizia il DLC. Allora, caro Carlos, hai qualcosa per moi? No, credo che ho preso tutto da lui, fantastico. Rifacciamo un check veloce di che armi portarci e che quali no. Anche perché se voglio portarmi queste nuove devo prima sistemarle e poi ovviamente anche potenziarle se ho i materiali. È un vero peccato aver finito i rottami, però perlomeno potenziamo il potenziabile. Mi serve ancora un rottame per questo potenziamento, uno me ne serve. Passiamo alle maniere forti, troverò un nemico con un'arma. Ecco, appunto, ecco fatto. Questo gioco mi piace davvero un sacco. Il vero problema è lo spazio dell'inventario. Veramente troppo poco portarsi così poche armi. È un vero problema, almeno per me. Finalmente è il momento di iniziare il DLC. Dunque, come inizierà codesto DLC? Sono veramente curioso. Quella è una lettera? A me quello sembra il sorriso di uno zombie più che un sorriso di chi fuma, però vabbè. Ah, sanguina. Now what? No, oddio, era inchiostro, però carino l'effetto.
One way to find out. Molto criptica come cosa, carina però. Sarò onesto e vi farò il pippone mentale da solo. Però i tempi di caricamento su PS5 quanto sono veloci. Madonna sì. What dreams may come. Eccola qui la casina, eh. Perché sei seduto a terra, amico? Mi piace un sacco sta roba. Bello. Esteticamente, a primo impatto, è veramente, veramente bello. Eh? E cosa? You're probably face down in the jacuzzi having an embolism. Vabbè. Quite a pleasant way to go under the circumstances. Sai che non hai tutti i torti, però per esempio in un Dead Rising, no, in un Dead Rising, in un Dying Light qua sotto sicuramente c'era qualcosa, sicuro. Però bello, il posto mi piace un sacco. Sono stracurioso già dalle immagini, mostravano un sacco di roba figa. Sono veramente curioso di vedere che cazzo hanno tirato fuori. Ehi là. Welcome to the house. This ain't right. My name is Yong-ho. Yong-ho. Yes. Yeah. Hi. Sorry. I was lost. Directionless. Wondering why you are here. Sì, quello sì. Ah, giusto, la mia bomba. Shiny alien skin type. Ok, è molto probabile che sia un posto sadomaso, che sia finito tutto male e che quando è iniziato tutto il casino, vista l'introduzione, potrebbero aver fatto qualche piccolo sacrificio umano in nome di una qualsivoglia divinità, entità o cercare di salvarsi la pelle. E già il fatto che mi mettono qui, tavolo da lavoro e il mio armadietto, mi fa pensare, esatto, che una volta entrati difficilmente ne usciremo. Ok, questo sembra molto quello che c'era sulla copertina. Hanno messo la maschera anche al cane. Bello. I'll make myself at home. Cos'è questo posto? Bella domanda. È una casa sadomaso. If I don't have issues, someone does. Ma va. Però forse ho ragione io. Vedo già roba greca, divinità e simili egizi, queste cose qua. In time, the savage bull doth bear the yoke. Non lo so cosa potrebbe essere successo, ma sicuramente qualcosa di oscuro. Oh dear, I detect a huge ego. And it ain't mine. Vabbè, dai. Ah, io pensavo fosse solo uno il cadavere senza testa, invece ce ne sono tre. Tra l'altro seduti molto comodi. Lock tight. Grazie. D'accordo, esaminiamo uno dei cadaveri. Oop. Someone got careless. Hello? Chi è stato? Ah, ciao! Ma sei ancora cosciente, quindi? C'hai gli occhi pieni di cera. Interesting. Sì, che cazzo sta succedendo? Bloody hell! That was a good one. Well, don't stand around gawping. Put me back on my body. Huh? Right in front of you. Come on. That's it. Che cazzo sta succedendo? Zombie senzienti. Sani your più che altro. Face. You look like you just walked in on your parents. Whoa. Damn. This is not ideal. You're a talking head. I can see I'm in the presence of a great mind. Call me Vincent. Vincent? How are you still alive? Technology. We are Constantine's chosen. Ovvero? As are you, our savior. Apparently. Nah, bruv, you're bluffing. I'm no naive cult recruit. So, your plane wasn't shot down?
just when you thought you'd escaped? How could you know that? Constantine knows. Che schifo. Fuck. Little help. Look, Constantine knows everything, including that saving us is your destiny. That's why you're here. Okay. I want to meet this fella. Right now. Of course you do. I remember when I first walked through that door. Everything changed. Constantine's through there. Constantine and all the Ascended. But we had to seal it. Zombies, you know. You'll need two more heads to open it. Of course I will. Duh. Veronique, our unabashed couturier's lovely head, is hidden in what she calls the Deeper. What about that one? Young Ho, we'll get to him. Duh. Later. First, Veronique. But to reach her, you must experience our rites of passage. It's a challenging artwork, my magnum opus. It will open your mind, I promise. Okay. See you back here soon. Who's going to believe a talking head? Tecnologia. Oh, your first test. Beh, il mio primo test è stato testato. Vabbè, scusate la battuta, però era di tutto rispetto. Constantine has shown great interest in your future with us. Oh. Wow, me? Really? You are ready. Okay. There are three trials. Choose a door. You may be surprised by what you find. Okay. Three is the magic number. Duh. Vabbè, dai. Lovely. Oh. Mi ricorda molto Hopeville. Keep off the grass. Too late for a bonghead like me. C'ha ragione. Guarda, lo sapevo che avrebbe detto una roba simile. Oh, literally keep off the grass. Ecco fatto. Can't you moaners read? Keep off the bloody grass. Va bene, d'accordo. È il momento di fare sul serio. Entriamo dentro le case e vediamo che cavolo succede. Oh, certo, si apre dall'altra parte, sai che novità. Però da questa parte vedo esatto che c'è. Che bello. Ah, la mia combinazione funziona sempre, esatto, intendevo un giardino sul retro. Ma stai buona. Porca miseria, che male. Ah, effettivamente un po' mi era mancato il gioco. Mi chiedevo costantemente quando sarebbe uscito il DLC. La finestra aperta, posso entrare? Direi che non è un problema, no, direi che... Ecco qua, me lo devo guadagnare. Ok, mi ha alquanto sorpreso il fatto che sia uscita all'improvviso dal forno. Ho il presentimento che sia di sotto. O forse di sopra. Mi sa che l'hanno nerfata questa pistola. Sì, una volta shottava. Nemici del genere sono sicuro che l'avrebbe uccisi una volta. Vabbè, non fa niente. Urca miseria. Vabbè. Non mi aspettavo lui, onesto. Ma fanculo. Ecco fatto. A parte che mi è apparso all'improvviso sulle scale. Ma quelli sono dettagli. Dettagli comunque importanti. Qualcuno ha avuto una brutta serata al messicano. Ciao. Ah, c'è un altro piano di sopra.
Non mi ricordavo questo macete fosse così lento, eh. Cavolo. Mena mena, però cavolo è lento. Mi ricorda, tra l'altro, tutta sta ambientazione. Hello. Have I been spiked? We've taken the liberty of liquidating all your assets. This pile of cash is the sum total of your financial existence. Burn it. Oh, no, non ho capito. I don't know. These material possessions will only hold you back. Here we go, classic brainwashing. They want me to sacrifice all my cool stuff. Esatto, col cazzo. Distruggi un oggetto, ma te sei fuori dal Fuck culo. It. I could chuck a weapon in, I suppose. Ma tu sei pazzo in culo, io non... Potrei sacrificare qualcosa, per carità, però... Sarà sicuramente una troiata e andrò a perdere un'arma comunque buona, però ci provo. Ah, beh, certo, tanto mi manca la valvola. Valvola che potrebbe essere nascosta dentro una delle altre case, vero? E questo? I wasted time, now that time waste me. Che schifo. Vabbè, io provo ad entrare nelle altre case prima di proseguire. Posso entrare? No. Però gli oggetti ci sono, il che vuol dire... Esatto, che posso visitarla. E a meno che non ci sia uno stronzo gigante... Ci sono tutte ste cose che escono dalle fottute pareti. Ok. Questo è particolare. Questa casa ci posso entrare? Perché ho il presentimento di sì. 3 shall be the number of the trials, and the number of the trials shall be 3. Che palle. Vabbè, qua c'è già una finestra aperta, è inutile che cerco altri posti dove andare. Entriamo. Eccoci qua. Perdona la mia diffidenza. Ehi là. Era da un po' che non ci vedevamo, urlatrice, e non mi mancavi per nulla. Sai che piacerebbe questo posto? Sicuramente a Bruno. Sono abbastanza sicuro che Bruno apprezzerebbe. C'era l'urlatrice, dubito che ci sia il gigante di sopra, vero? Oh. Molto lasso questa zona, eh. Fuck off. Really? I've got to fry myself. Sopporta l'agonia. Forse serve il fusibile di sopra. Sai che però effettivamente un pelo di ansietta la sta mettendo sta zona, eh. Non ti dico esagerata, però... Terrore alla Dying Light, però... Ok, comunque qua c'è il fusibile. Ci arriva? Ci arriva, ci arriva. Però sentivo... Comunque, aspetta un attimo. Il filo credo, esatto, che prosegua per tutta la casa. Sì, scende decisamente di sotto. Io devo andarmi a fare fulminare. Ok, Jay. Don't piss yourself. D'accordo. Instant toothache. Direi che... Abbiamo sopportato abbastanza, che dici? Devo trovare la valvola però, cavolo. Da dove è apparsa questa porta? Non c'era prima. E via, magari... Esatto, entriamo da una casa all'altra così. Ehi là? Queste case comunque hanno un non so che di backrooms. Qualcuno sta grattando qua dietro. Hanno questa atmosfera molto backrooms. Ecco. Bollocks. Chiaro. Vabbè. Se è quello che ci vuole. Ma levate. C'era una musichetta come hai completato questa sezione. Ok, stanno succedendo tante cose. Nello specifico, molte non si comprende che cacchio vogliano significare. Ecco, appunto. They're playing with you, Jay.
più che prendendo in giro, stanno giocando con te. Però in questo momento mi sento molto dentro Left 4 Dead. Mi stai invitando? Ehi là. Do I have to? I feel ridiculous. No. You fear your true self. Remove your mask. Devo spogliarmi? My sister was always the best at everything. Homecoming queen, yada yada. God, did she rub my face in it. She went into acting and straight away got her big break. Lead role in a Broadway play. So, on opening night, che hai fatto? I spiked her drink with laxatives. Ecco appunto. She still tried to go on and si è cagata addosso. It was the best night of my life. Duh. Devo raccontare un segreto imbarazzante, vero? Aha, the classic crushing of ego, eh? Sentiamo Jack che cosa dice. Once did a stunt and was totally nonchalant, but in a taxi home, I had a little cry. Duh. Vabbè, wow. Oh, I see. Like that, is it? Dai, di qualcosa di più grosso. Okay. When I got home, I also had a big cry. Then a bath. Duh. Qualcosa di più grosso. You guys make the Marquis de Sade look like a baby sugar glider. Whoa! Videodrome. Sai che per un attimo pensavo non sarebbe bastato? D'accordo, ci manca solo da distruggere un oggetto. Se tanto mi dà tanto, vuol dire che la valvola è per forza di cose... Dicevo, è per forza di cose nella stessa casa dove abbiamo trovato la cosa da bruciare. Eccola qui la valvola. Potevamo farlo fin dall'inizio. D'accordo. Ma... se per... no! Ma te sei pazzo nel culo che butto via st'arma. Te, se ci provo... Here. This is the most valuable thing I... Lovely. Beh, non era di valore, però. Il gioco questo sicuro non lo sa. Entra nel baratro. Più che altro... Questo qui, questo muro qua. Okay. Yes. I'm ready. No one is ever ready. Duh. Frase ovviamente mai detta, eh. Don't fall for it. Don't fall for it. Mi spiace, ci devi cascare come. Purtroppo è il tuo destino. It is a lot. I know. A lot? It's the end of the world. Oh no. Nothing so absolute. Constantine will preserve humanity through us. But to be saved, we have to die. Ah, I see. Come. I have a place to process the grief. My gift to House, the Deeper. Okay. She fell for it. Sto piano piano mentalizzando una possibile backstory di tutto quello che è successo. E è caduta per il vetro. E potrebbe essere che loro sono effettivamente morti e la casa va davvero in basso. Ma il fatto di essere morti li ha salvati dall'essere zombie. Il tizio lì, palesemente, era morto perché gli abbiamo staccato la testa. Anzi, gli abbiamo riattaccato la testa, ma gliel'hanno staccata. Il problema è che lui aveva sti filamenti qua bianchi. Io adesso non so se siano, diciamo, veri o meno. Beh, chissà perché non mi aspettavo diversamente. Quindi loro, essendo diventati sostanzialmente... It's too tough.
macchine e il loro corpo organico non è più funzionante, non possono essere infettati da zombie. Cioè, la loro mente perlomeno non può essere infettata, perché il loro corpo è palesemente zombificato e si vede. Ma potrebbe essere anche un processo di conservazione, come un po' la mummificazione. Sai che per un attimo pensavo saremmo scivolati di sotto? A parte che pensavo che la scivolata durasse di più.